Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fredde Tortistore, benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Kratos, direttamente da God of War Ragnarok, targato Good Smile Company, per la serie Pop-Up Parade, questa nuovissima statua in PVC. Allora, questa è la scatola, qui davanti abbiamo tutto trasparente, praticamente così riusciamo a vedere all'interno, anche se c'è poco da vedere perché abbiamo solamente la statua e un accessorio. Dietro nulla da vedere, le scatole di questa serie sono molto sobrie, praticamente una scatola trasparente e basta, nessuna immagine del prodotto, nessuna immagine dell'argomento, eccetera eccetera. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Ok, eccoci con la nostra statua fuori dalla scatola, diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 20 cm, basetta compresa. Allora, partiamo subito dal volto e lo trovo davvero fantastico. Nessun difetto, nessun errore di painting, bellissima anche la barba, fatta benissima, cicatrice qui nell'occhio. Anche ovviamente il tatuaggio su tutto il corpo, bellissimo. Qui abbiamo un'attaccatura alla testa come se fosse un action figure, ma in realtà non può muoversi. Però vabbè, bellissima anche tutta l'armatura sul corpo, guardate che spettacolo, fatto benissimo. Guardate anche i pantaloni, dietro abbiamo addirittura la testa di Mimir, spettacolare, anche lui fatto benissimo. Abbiamo delle sacche, un coltello, abbiamo il porta ascia, fantastico. Qui abbiamo un po' di tessuto rotto, qui abbiamo l'avambraccio, l'armatura da dove esce poi lo scudo, però in questo caso non ce l'abbiamo. Sotto i piedi abbiamo i peg per poterlo inserire nella basetta e questo è il nostro Kratos. Allora, cominciamo con gli accessori. Abbiamo la basetta con nessun logo, nessuna scritta, forse questo è un punto a sfavore. È una plastica trasparente, nera ma quasi trasparente. Qui abbiamo i fori per inserire i peg che abbiamo sotto i piedi. E poi passiamo all'ascia. L'ascia è divisa in due parti. Andiamo ad aprire il sacchettino, abbiamo il primo pezzo in alto dove vediamo la lama con tutti i disegni fatti sulla lama. Qui sotto abbiamo il foro per poi inserire la seconda parte del manico che abbiamo qui. E qui abbiamo il manico che, è arrivato rotto, quindi non abbiamo il peg perché si è spezzato, quindi non possiamo attaccarlo all'ascia. E col peg andavamo a inserirlo dentro, e quindi niente, questo è stato fatto davvero malissimo a mio avviso, Anche se non fosse arrivata rotta, comunque non mi piaceva come sistema, perché allora praticamente si inserisce in questo modo, dobbiamo andarlo a mettere così, quindi un pezzo da questa parte e quest'altro pezzo lo andavamo a inserire con il peg da quest'altra parte, o al contrario, comunque così sopra o sotto è uguale, e niente, senza peg non possiamo farlo, quindi non posso farvela vedere montata. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, sono positive, ovvero la statua mi è piaciuta tantissimo, quindi l'acquisto a mio avviso è super consigliato, quindi vistatela se siete fan di Kratos, perché al momento poi tra l'altro è la cosa migliore che c'è in circolazione, quindi prezzo bassissimo,
per quello che è. L'unico difetto è l'ascia che purtroppo la mia non è possibile utilizzarla. Però comunque, come ho già detto, anche se fosse stata integra, l'avrei messa comunque come difetto. Non mi piace questo sistema. Avrei preferito molto di più come fanno con le statue. Diciamo un po' più costose, che si toglie direttamente la mano e la mano è già attaccata all'arma. Nelle statue costose usano la calamita, qui potevano anche evitare, facevano un attacco diverso, però vabbè, comunque non è nulla di grave, è un po' di ATA che passa, però sta sempre sulle palle quando succedono queste cose qua. Un altro difetto, o meglio, non difetto, quello che avrei voluto che ci fosse stato, e che magari l'ascia potevamo mettergliela anche sulla schiena, quindi trovare un sistema in cui l'ascia non veniva attaccata, ma poteva essere tolta e messa come volevamo, un po' come facciamo con l'action figure. Però vabbè, alla fine è una cosa in più, perché ripeto, per il costo che ha questa statua, secondo me è perfetta così. Quindi, a mio avviso, l'acquisto è super consigliato. Ovviamente spero che a voi vada molto meglio, lascia. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito. Vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano. Grazie mille a tutti. Ricordatevi che qualora voleste potete abbonarvi al canale per supportarci. Trovate l'apposito tasto qui sotto, abbonati. Oppure potete usare i super grazie facendo una donazione a vostro piacere, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Seguiteci su tutti i nostri social che trovate in descrizione. Iscrivetevi ovviamente al canale se ancora non l'avete fatto. E vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video. Sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!